le ragioni dell'altro. Si è svolta al Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti a Roma la presentazione del libro Potere e responsabilità, la figura del magistrato, edito dalla Rubettino e scritto dal professor Luigi Balestra, presidente dell'Osservatorio Economico e Sociale Riparte l'Italia e docente presso l'Alma Mater di Bologna. A moderare la serata è intervenuto il giornalista e opinionista Luca Telese, di recente nominato direttore del quotidiano Il Centro. Protagonisti del dibattito insieme all'autore sono stati la dottoressa Giuseppina Rubinetti, capo segreteria del Ministero della Giustizia, e il dottor Giuseppe Amato, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma. Qual è la novità? È la cosa che mi ha stupito, Luigi, leggendo il saggio, e non so se i relatori saranno d'accordo, che è scritto con passione, cioè è scritto con durezza e con amore. Cioè tu sei uno che vede, da spettatore privilegiato, poi nell'ultimo capitolo si intravede addirittura quasi un profilo parabiografico, però tu sei uno spettatore privilegiato di un mondo che si vede, che ami, che stimi, che tu guardi con molto rispetto, e improvvisamente sente il bisogno di dire: però qui qualcosa non va, se qui non si sistemano almeno 4 o 5 criticità devastanti, il rapporto, il prestigio, il messaggio che la magistratura ha trasmesso in questi anni di Repubblica al Paese rischia di non essere più nitido. Ora, questa cosa è inutile che ve lo dica, siccome siamo in mezzo, e Luigi non lo può ignorare, in mezzo a una specie di guerra di religione, la guerra dei 30 anni, poi qualcuno parte dal 94 Berlusconi, qualcuno parte addirittura prima, però siccome siamo in una guerra civile togata, bel coraggio e ottima intenzione. Allora, siccome qui siamo, immagino, la platea di addetti ai lavori, io vorrei veramente approfittare di questa possibilità, di questa intenzione che chiunque ha letto il libro trova nitida, quindi non c'è nessuna concessione alla demagogia, nessun compiacimento, zero, è proprio come un anatomopatologo che fa una disamina e produce una perizia. E qual è la perizia che fa Balestra? Ecco, io qui voglio subito coinvolgere il procuratore capo, perché mi sembra, come dire, un'analisi molto difficilmente contestabile. Cioè lui dice: quel prestigio, quella forza, quelle vele che hanno soffiato nella parte della storia decisiva della Repubblica adesso non sono più gonfie come prima. Quella passione ideale che era incontaminata e ha consentito ai magistrati di andare a testa alta adesso è un po' appannata da tante storie che conosciamo. Io faccio parte di una generazione, che ne so, penso tutti i miei migliori amici e compagni di classe hanno fatto i magistrati perché proprio sono cresciuti nell'onda di quel seme importantissimo che è stata la storia di Falcone, Borsellino, le inchieste, l'antimafia, quindi voglio dire, siamo al di fuori di ogni sospetto. Allora faccio a lei la domanda che è venuta in mente a me leggendo questo libro. L'analisi di Balestra è giusta? Cioè lui dice: non li formiamo più come prima, gli strumenti che prima funzionavano molto bene adesso sono invecchiati. Esempio: non si può affidare solo a un concorso come dire eruditico l'unica formazione primaria e duratura nella vita del magistrato. Ora serve molto di più, servono le competenze, non serve una centralizzazione, lo scorrimento della classifica. Quindi, per esempio, formazione è già un primo grido d'allarme. Poi il tema dei confini, del perimetro. Il magistrato finora ha operato in un contesto in cui i pesi e i contrappesi, bene o male, garantivano l'assetto. Adesso tutto questo è saltato e c'è questa espressione, proprio come la solitudine del centravanti e dei numeri primi, adesso c'è la solitudine del magistrato che si trova in una situazione d'emergenza, con un ordinamento che è ingolfato. E quindi vorrei proprio subito capire se una persona molto enormemente più competente di me e forse della maggior parte di noi ravvede queste grida di allarme che Balestra fa. Poi lui, dopo una pars destruens veramente a livello del Napalm, mitigata solo dal suo sorriso e dal suo aspetto apparentemente bonario, offre anche delle soluzioni. Ma il punto è il luogo di partenza, no? Il terreno di partenza di questo saggio è veramente così drammaticamente legittimato? Cioè la situazione è veramente così, come dire, critica? Chi ama, come
non può non amare la nostra professione e la professione di avvocato, che sono egualmente nobili e che contribuiscono ad affrontare i problemi e il dolore delle persone, non può non essere duro nei giudizi che, diciamo, oggi la esperienza concreta ti porta a dover formulare. Io non so se una volta era meglio. No, noi purtroppo, credo, una volta, oggi e probabilmente anche domani, ci scontreremo e ci scontriamo attualmente con questa sorta di dicotomia, professioni che dovrebbero essere nobili, eticamente nobili, e che nella stragrande maggioranza dei casi sono esercitate in maniera nobile ed eticamente significativa, e in alcuni componenti invece queste caratteristiche non l'hanno. Di qui il magistrato, come anche l'avvocato, ma parliamo dei magistrati oggi, il magistrato burocrate, quello che, per citare Calamandrei, che citi anche tu, è quello che guarda la carta e non vede l'uomo, non vede il dolore, aggiungo io, delle persone dietro quella carta. Il magistrato superficiale, il magistrato autoreferenziale, che confonde la indipendenza, che è invece l'autonomia di giudizio, e questo vale anche ovviamente per chi fa il pubblico ministero, con l'idea di essere arroccato in una posizione di potere. E è quel magistrato autoreferenziale, per esempio, che io non ho mai condiviso, che non accetta la critica, anche dura, anche pesante, che vede sempre la necessità di dover difendere una posizione, non l'individuale, ma una posizione collettiva, senza capire che chi esercita professioni di questo tipo deve sapere accettare, spesso anche tacendo, le critiche anche più dure. Proprio perché l'esercizio di questo servizio importante, io non parlo di un potere proprio perché credo che debba prevalere l'aspetto del servizio, deve essere anche in grado di accettare le critiche più dure e più feroci. Quindi indiscutibilmente Luigi intercetta un problema che io credo quantitativamente è non preponderante, ma che caratterizza una parte, diciamo, della nostra categoria. Del resto è un libro di tesi, e come i libri di tesi giustamente deve valorizzare i dati negativi. Diversamente un libro sull'elogio della magistratura, lasciamolo scrivere no, a Calamandrei, perché è già stato scritto e quindi non c'era nemmeno bisogno di doverlo scrivere. Quindi certamente il problema esiste, e c'è una citazione che mi ha anche colpito, ma è una citazione che in fondo corrisponde anche al nostro modo di essere, almeno al mio modo di essere. Quando tu richiami Cassese, prima ancora Balzac, e dici in fondo l'uomo per bene c'ha paura di finire davanti a un giudice. Ecco, io come magistrato, insomma, cercherei di evitare al massimo, come penso anche l'avvocato, di fare una causa o di finire davanti ad una... Ma questo vale per tutti coloro i quali poi esercitano queste professioni rischiose. Il medico difficilmente si vuole fare operare, no? Io conosco gli oculisti, tutti gli oculisti che conosco hanno gli occhiali, no? non si fanno l'intervento, perché c'è la diffidenza nei confronti di un funzionamento, di un sistema che è farraginoso, pesante, che certamente, se vogliamo andare, ecco, poi più nel concreto, quali sono le cause di questo malessere nei confronti della giustizia. Certo, c'è un problema di strutture indiscutibile, ma c'è anche un problema che noi a volte dimentichiamo, che è, per quanto riguarda il penale, il panpenalismo, cioè questa idea di dover trasferire tutti i problemi della nostra società davanti alla magistratura penale, ancora davanti al pubblico ministero, che è purtroppo un atteggiamento in questo paese diffuso, non adesso, ma da sempre. Cioè noi abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere con uno strumentario diverso, ma che pensiamo di risolverlo quasi se fosse una sorta di alibi, costruendo un reato, aumentando le pene, aumentando la forbice tra il minimo e il massimo edittale, pensando che la magistratura abbia questo potere taumaturgico di risolvere il problema. Io penso, per esempio,
un tema su cui non c'è una conflittualità ideologica. Il tema, per esempio, del contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti, che viene risolto in maniera muscolare, pensando di aumentare le pene, di prevedere le misure cautelari, di creare uno strumentario che si pensa possa essere realmente repressivo, cosa che è impossibile perché tu svuoti con il cucchiaio un mare, no? Mentre la vera soluzione, quasi utopistica, però la vera soluzione non può essere altro che quella di intervenire sulla domanda. Se tu non intervieni sulla domanda e quindi non affronti il tema della tossicodipendenza e non lo affronti seriamente e lo devi affrontare anche culturalmente, il problema non lo risolverai mai. Tutto il tema della violenza alle donne e più in generale alle fasce deboli, che è un problema serissimo in questo momento, come lo è stato per tanti anni, forse misconosciuto e dimenticato, è certo risolvibile trasferendo la competenza e la responsabilità alla magistratura, anzi oggi in un'ottica quasi punitiva nei confronti del pubblico ministero che è costretto ad adempimenti in un arco temporale brevissimo, perché questo deve essere uno strumentario che garantisce la tutela. In realtà la tutela non ci sarà mai, perché la palla di vetro non ce l'ha nessuno e perché anche un sistema che si vuole mettere in mano alla polizia giudiziaria e alla magistratura non riesce a risolvere un problema che anche qui è un problema culturale. Allora è questo che contribuisce, io credo, a dare un segnale negativo rispetto al comportamento dei magistrati. Certo, i magistrati neghittosi, i magistrati cialtroni, i magistrati che non hanno la consapevolezza dei propri limiti danno un grande contributo negativo, però c'è anche questo, cioè l'idea che non si è in grado di contrastare un fenomeno, senza capire però che quel fenomeno non può essere ragionevolmente contrastato da un sistema, che è il sistema giudiziario. Vogliamo estenderlo, sistema giudiziario più polizia giudiziaria, perché quel modo di affrontare il problema può contribuire a risolvere una vicenda, due vicende, 10 vicende, può dare un minimo di tranquillità in quel territorio in cui per una combinazione fortunata abbiamo magistrati attenti e polizia giudiziaria attenta, ma non lo riesce a risolvere, a rimuovere. E quindi l'alibi della incapacità di affrontare il problema è quell'alibi che a volte, riconosciamocelo, la politica ha e cerca di trovare. Il panpenalismo credo che sia un problema che obiettivamente dà una risposta solo parziale ai problemi che noi dobbiamo risolvere. E credo che invece, se noi ragionassimo sulle questioni in maniera lineare, senza un pregiudizio ideologico, perché a volte direi forse sempre i problemi di rilievo penale sono problemi, o dovrebbero essere problemi, talmente elevati, perché il penale deve essere l'estrema ratio, che non dovrebbe essere caratterizzato da una distinzione politica. Il libro l'ho trovato estremamente interessante, un libro ricco di citazioni, un libro che addirittura avanza soluzioni, diciamo così, molto innovative. Affronta un tema e ci porta a riflettere sul rapporto, lo dice il titolo, tra potere e responsabilità nella figura del magistrato, che è un po' il cuore di quello che ha detto lei, no? In realtà qual è il punto? Il magistrato è il rappresentante dell'ordine giuridico, detiene un ruolo di grande rilevanza nella garanzia dell'ordine giuridico e nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. In questo senso è una figura chiave del sistema giudiziario, ha il compito complesso di garantire un equilibrio costante tra l'esercizio del potere e l'assunzione di responsabilità. Questo equilibrio
estremamente delicato, è al centro del ruolo del magistrato, riveste particolare rilevanza nel contesto delle democrazie moderne, in cui l'indipendenza del potere giudiziario è uno dei fondamentali principi dello Stato di diritto, evidentemente. Il ruolo del magistrato, dice Luigi Balestra, si trova un po' a un crocevia tra due concetti, cioè la gestione dell'amministrazione, quindi del potere giudiziario in qualche modo, quindi l'esercizio della funzione con efficacia, e la responsabilità di farlo in modo imparziale, in modo trasparente e in modo conforme alla legge. Il magistrato ovviamente ha l'autorità di assumere decisioni, ma quelle decisioni hanno un impatto profondo sulla vita delle persone, perché incidono sui diritti, incidono sulle libertà dei cittadini, e per questo motivo quel potere deve essere esercitato con cautela e con consapevolezza degli effetti che comporta. Questo è un concetto che è stato espresso in diverse occasioni anche dal Capo dello Stato, che ha parlato della opportunità, se non della necessità, che il magistrato sia disponibile all'ascolto, e che proprio per ponderare la decisione, che deve essere frutto, ha detto, di serietà nell'approfondimento e di adeguata ponderazione del giudizio, ma anche di coltivare il dubbio addirittura sulle proprie certezze iniziali, avendo come faro solo la saggezza del diritto e rifuggendo da ricostruzioni normative che non siano in linea con la legge e con i principi costituzionali. Questo nella prospettiva, o addirittura nel contesto attuale, perché è già così, di una società che evolve velocemente, per cui ci sono nuove domande di giustizia rispetto alle quali nella risposta si deve tenere bene a mente, e questo è stato anche ribadito dalle sezioni unite della Cassazione con una sentenza relativamente recente, che interpretare le norme vuol dire riconoscerne l'esistenza e l'effettiva portata con esclusione di qualunque funzione direttamente creativa. E infatti, nel quadro degli equilibri istituzionali, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, che ne rappresenta da un lato il fondamento, dall'altro evidentemente il limite. E diciamo, rispetto a questo, Luigi Balestra ci in qualche modo fa intravedere il fatto che spesso l'indipendenza sia agitata come un vessillo a giustificazione di certi comportamenti. L'autonomia e l'indipendenza, non c'è alcun dubbio, sono dei presidi indiscutibili, e perché attraverso questi presidi la giurisdizione può assicurare senza condizionamenti l'imparziale applicazione della legge. La Costituzione affida alla magistratura la tutela dei diritti proprio attraverso l'applicazione della legge, con la finalità di garantire l'uguaglianza e la piena dignità delle persone, che sono i valori fondanti del nostro ordinamento, di qualunque stato di diritto. Ma dice l'autore, un po' ne parlava prima anche il procuratore Amato, ma l'indipendenza però non deve trasformarsi in autoreferenzialità, cioè in questo senso generando anche la percezione che la magistratura agisca non solo in modo autonomo, ma anche in modo autolegittimante. Questo è il pericolo che viene fatto intravedere. L'indipendenza, dice Luigi Balestra, non presuppone un'entità avulsa dal contesto istituzionale. La Costituzione garantisce sì l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo
e dal potere legislativo per assicurare l'imparzialità dei giudici e per lasciarli liberi da pressioni politiche. Ma la stessa Costituzione, dice l'autore, ha concepito la magistratura come un tassello di un mosaico mediante il quale si mira non solo a preservare ma anche a sviluppare pienamente tutti gli interessi della collettività così come sono stati recepiti dall'ordinamento. E a questo punto affronta Luigi Balestra il tema della fiducia, che è cruciale, perché parte dal presupposto che il sistema giustizia, la credibilità del sistema giustizia possa essere sia, diciamo, in crisi. Effettivamente il funzionamento del, diciamo, il sistema per funzionare deve essere affidabile, deve cioè basarsi sulla fiducia che i cittadini hanno verso le istituzioni. Per il progresso del paese, per la crescita di un'economia, non bastano, senz'altro non è sufficiente che diciamo, si cresca senza che appunto le istituzioni siano totalmente, diciamo, che i cittadini abbiano una fiducia piena e incondizionata nelle istituzioni. La fiducia è una componente essenziale proprio perché gli ingranaggi di ogni sistema democratico possano virtuosamente funzionare. Ma se è vero che la giustizia costituisce un volano per l'economia, è anche vero che una mancanza di fiducia può generare remore agli investimenti, può essere di ostacolo alle dinamiche del fare. E abbiamo visto che l'Unione Europea, lo sappiamo, negli ultimi anni ha rivolto pressanti raccomandazioni nel senso di un profondo intervento riformatore. Questo grande afflusso di risorse da Bruxelles punta ovviamente alla realizzazione dei primari obiettivi di competitività, di efficienza, di equità del sistema paese, anche se la qualità delle nostre procedure giudiziarie, delle nostre decisioni è migliore rispetto a quella degli altri paesi dell'Unione, risolvere una controversia commerciale in Italia richiede però dei tempi più lunghi. E proprio per questo forse ci si è focalizzati particolarmente sulla tempestività, proprio sulla riduzione dei tempi. Ma infatti l'autore parla anche di questo, cioè parla della lentezza dei processi e nello stesso tempo ci dice che non è l'unico nodo da risolvere. Mi viene da dire che oltre alla tempestività è assolutamente necessario puntare alla prevedibilità della decisione. Ho cercato di seguire un itinerario che mi conducesse da un lato a porre in evidenza alcune di quelle che sono le criticità del sistema e dall'altro a cercare di fare delle proposizioni in termini costruttivi. Qui sottoscrivo appieno quello che ha detto poc'anzi la dottoressa Rubinetti, che bisogna recuperare un senso di equilibrio dove ciascuno è consapevole del proprio ruolo in quello che è un mosaico complessivo dove ogni tassello, perché il mosaico funzioni, deve essere perfettamente integrato e oliato. Quindi certamente c'è un'esasperazione dei toni che deriva dal fatto che c'è una sorta di incomprensibilità reciproca che si è venuta scatenando per tutta una serie di ragioni. È reversibile il logoramento e il degrado? Guarda, su questo, perché, come su tanti altri temi, la dottoressa Rubini ti dice forse si può riuscire in questo miracolo. Su questo, come su tanti altri temi, c'è bisogno, questo paese ha bisogno di processi culturali nuovi, cioè non molte cose, molte, diciamo, storture, non le combatti semplicemente intervenendo attraverso la regolamentazione giuridica. Hai bisogno di darti carico nel medio periodo di innescare processi culturali nuovi che aiutino a maturare nuove sensibilità rispetto all'importanza delle istituzioni tutte in un sistema democratico che è ovviamente sotto l'ombrello protettivo della Carta Costituzionale e delle fonti sovranazionali.
Quindi questo è fondamentale, di questo io penso si debba dar carico tutti coloro i quali sono protagonisti del sistema giudiziario, ma soprattutto la politica, perché i processi culturali nuovi li avvia ovviamente il dibattito politico. Nasce da una domanda di fondo che mi sono posto, ma il magistrato, il procuratore Amato ci parlava della coscienza, come si forma la coscienza del magistrato? Come arriva il magistrato ad acquisire quelle doti di equilibrio, rettitudine, indipendenza, imparzialità, che sono fondamentali per una funzione così alta, relativa all'esercizio di un potere in un'ottica funzionale, quindi di spirito di servizio, che incide sulla vita dell'intera collettività attraverso la possibilità di irrogare sanzioni pesantissime, che non sono soltanto la restrizione della libertà personale. Anche una condanna patrimoniale può far molto male, anzi, molto spesso fa molto più male della restrizione della libertà. E allora questo è un primo tema che mi ha portato in qualche modo a mettere in luce la questione della formazione. Perché ho l'impressione che ciascun magistrato approdi... Perché prima c'era e ora no? Ma non sono sicuro che ci sia stato... Prima c'era perché, come diceva il procuratore Amato, c'erano figure alte, che erano dei maestri, anche la composizione degli organi di autogoverno. Vedevi, tu leggi ancora oggi i nomi a distanza di 30 anni e dici... Chi c'era? Adesso alle volte scompaiono, alle volte, hanno nel dimenticatoio. E allora, la questione è, dal mio punto di vista... Come arricchire la formazione del magistrato? Come approdare alla formazione a tutto tondo della figura di magistrato? Tenuto conto del fatto che può essere anche una pecora nera su mille, ma quella pecora nera ha in gestione una mole talmente elevata di fascicoli che coinvolgono direttamente 1, 2, 10 persone, indirettamente alle volte centinaia, se non migliaia di persone, le famiglie, i lavoratori, le imprese. C'è una responsabilità rispetto alla quale, se io non la vivifico attraverso dei processi interiori e quindi non formo la coscienza del magistrato, cosa significa rivestire questo ruolo? Senti, tu hai mobilitato Socrate, Aristotele, e però ti sei preso una stoccata, sia pure in un contesto di grande eleganza, dal procuratore dicendo ma voglio, forse era una provocazione. Ci credi davvero che dato il livello attuale il sorteggio è meglio? No, ho cercato un po' di capire, anche studiando un attimo, la storia del sorteggio, perché è una storia propria delle istituzioni democratiche. Che nasce dalla democrazia ateniese, quando si dibatteva sull'idea del sorteggio, e che la vera democrazia sia quella che fa leva sul sorteggio, e che non posso permettermelo a livello, diciamo, di rappresentanza parlamentare, perché molto spesso non ho la sicurezza che col sorteggio potrei chiamare persone effettivamente adeguate. Questa è la mia domanda, è stata, ma se l'idea di selezionare i magistrati è quel concorso e tutti sono risultati bravi, 10.000, perché non dovrebbero essere idonei? Seconda domanda, le correnti. Le correnti, sappiamo benissimo, rispondono a delle opzioni ideologiche. Allora mi sono domandato, ma se il magistrato esercita una funzione unitaria nella prospettiva dell'oggettività, che è dell'ordinamento giuridico, come posso pensare che all'interno ci siano delle opzioni ideologiche? Di qui un altro problema fondamentale nell'ottica della formazione del magistrato. Come è possibile che il magistrato arrivi a capire che deve separare il proprio patrimonio personale di idee, in termini anche di moralità, da quello che l'ordinamento esprime? Faccio spesso ai miei studenti un esempio che forse è estremo. All'indomani dell'introduzione del divorzio, grande dibattito, referendum 74, riforma dei diritti di famiglia 75, due coniugi capitano davanti a un tribunale del nord Italia perché vogliono divorziare e incappano in un giudice che
evidentemente aveva fortemente convinto delle ragioni cattoliche dell'indissolubilità del vincolo, che nella motivazione della sentenza scrive: ne separet homo quod Deus coniuxit. Nella motivazione della sentenza, è un caso che ha portato al CSM. Questo è il caso, diciamo, forse estremo. Come andò a finire, scusa? Come... E poi è stata riformata, immagino, la sentenza, però c'è stato un procedimento disciplinare. Però, per dirti, era evidente che quel giudice aveva portato tutto il patrimonio per avversare la scelta legislativa. Terzo tema, giustizia mediatica, fondamentale oggigiorno. E proprio l'altro ieri, probabilmente, il procuratore di Parma, su quel caso dolorosissimo, di quella ragazza e degli infanticidi, ha rilasciato un comunicato dove diceva che lui non dava notizie alla stampa per rispetto di tutte le vicende coinvolte, evocando il libro del nostro comune amico Vittorio Manes sulla giustizia mediatica. Tant'è vero che mi diceva Vittorio, hanno iniziato a chiamarli i giornali perché volevano... Che hai scritto? Cosa? È un grande tema questo qui, cioè dell'anticipazione del processo che poi arriva nelle aule dei tribunali, che è un po'... c'è già una sentenza di condanna emessa. Sì, assolutamente. E questo, a maggior ragione, non che si voglia essere discriminatori in questo, ma c'è una differenza fra l'incallito criminale e il pubblico funzionario che ha una sua reputazione da difendere, no? L'incallito criminale che entra a Poggio Reale e magari lo applaudono perché è ritornato a casa, no? E il pubblico funzionario rispetto al quale si celebra il processo, che non è detto che sia colpevole e che vede lesa tutta la sua dignità professionale, tutte le sue possibilità di carriera. Allora, questo è un tema, quello della giustizia mediatica. Amato ben lo sa, quello che si agita tutto intorno, e certamente dal mio punto di vista assume un grande rilievo e sul quale bisogna riflettere, perché poi c'è anche la questione del condizionamento che può suscitare una vicenda celebrata e sentenziata sui mass media, poi sui giudici del tribunale, i quali magari, se non hanno assicurato quella sete di giustizialismo che si è creata all'esterno, vengono, a loro volta vengono... un altro processo mediatico. Allora, sono tutta una serie di riflessioni. In tutto questo, si badi, non è che è soltanto una riflessione della magistratura. Quel tema del potere e responsabilità, io lo vedo nella mia comunità di appartenenza, la mia primaria comunità di appartenenza, che è quella accademica. Università. Anche lì c'è un tema grandissimo di questo tipo. E in tutte le categorie, quell'autoreferenzialità, quella incapacità di capire che anche le ragioni dell'altro, anzi, alle volte possono essere maggiormente rilevanti e da assecondare. Quindi è un tema che riflette su una tendenza del nostro sistema, paese, a, per categorie, a essere molto autoreferenziali. Quindi l'esempio della magistratura, ma ci sono responsabilità dell'Accademia anche rispetto a questo stato di cose della magistratura, ci sono responsabilità dell'Avvocatura anche rispetto a questo stato di cose della magistratura. Cioè, come diceva Balzac, il processo è una pièce nella quale ci sono vari protagonisti. Questo tuo posizionamento in politica, noi cronisti politici avevamo una bella parola, è quello del compagno di strada, cioè tu praticamente dici: io vi voglio bene, però voglio che vi riformiate. È il tuo posizionamento, e se è così, è quello giusto? Io, secondo me, ci sono... Cioè non sei un crociato contro, non sei uno di quelli delle guerre ideologiche, tu sei uno che dice anzi... No, ma assolutamente, il mio vuole essere... diciamo, un apporto, un contributo per cambiare e migliorare, assolutamente, cioè non sono pregiudizialmente, non c'è alcuna pregiudizialità nei confronti dell'ordine, anzi mi onoro di avere tantissimi amici magistrati, a cominciare
dal procuratore qui presente. Ma solo fino a stasera. No, no. Ecco, vedi, quando dici, quando il procuratore diceva il mio senso di responsabilità, è quello che va recuperato, perché il procuratore Amato è una persona illuminata. È una persona illuminata che esercita con ragionevolezza, perché è consapevole della dirompenza del potere che ha. Se ti manca questa consapevolezza e non sei ragionevole, equilibrato, prudente, ovviamente rischi di fare dei grandi sfaceli.